Tra i teologi c'è chi si impegna lacrimente in un lavoro cosiddetto di smitizzazione, dopo il quale del demonio non resta neppure la coda. Questi teologi, diversamente da Gesù Cristo, pare che non pensino più a Satana come a un essere reale, concretamente e personalmente esistente. Sembrano piuttosto ridurlo a una sorta di immagine simbolica della intrinseca inclinazione al male che c'è nelle creature. Ma, tolto di mezzo il diavolo, anche il peccato originale non è più plausibile. E infatti in molte presentazioni fatalmente si estenua e si sbiadisce fino a essere la cifra dell'umana finitezza o al più la denominazione collettiva di tutte le colpe individuali, le quali a loro volta tendono a essere considerate non tanto come peccati responsabilmente commessi, quanto come turbe psichiche conseguenti a squilibri congeniti o alla violazione di tabù senza fondamento. Insomma, prima si risolve l'idea del demonio in quella del peccato originale, poi si risolve l'idea del peccato originale in quella dei peccati dei singoli, infine si risolve l'idea dei peccati dei singoli in quella di un malessere senza colpevolezza. Così l'universo diventa una specie di innocente giardino di infanzia, senza malvagità e senza malvagi, dove però non si capisce più perché tanto spesso ci si imbatta nella ferocia umana e non si capisce più che senso abbiano la morte, il dolore e la redenzione di Cristo. Un mondo così sarà anche bello, ma ha l'inconveniente di non esistere affatto. Questa è, a ben guardare, una falsa pietà verso la miseria umana. Una pietà che ritiene di liberarci dal male aiutandoci a non credere più nel demonio, a vanificare la dottrina della colpa d'origine, a banalizzare l'idea stessa di responsabilità personale. La vera misericordia, quella di Dio, batte la strada opposta. Il grande avversario comincia a essere sconfitto non nel momento in cui lo si relega tra le favole, ma nel momento in cui lo si prende sul serio, in modo da prendere sul serio la vittoria ottenuta su di lui dalla morte e dalla risurrezione del Figlio di Dio. Vittoria che quotidianamente si impianta nella vicenda di ognuno di noi mediante la nostra crescente partecipazione al mistero pasquale. L'universale decadenza della natura umana può essere superata solo partendo dalla persuasione che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. E dal mio peccato personale io comincio, con la grazia divina, a risorgere non nel momento in cui lo ignoro o lo censuro psicologicamente, ma nel momento in cui, pentendomi, lo riconosco come atto veramente cattivo e veramente mio. Questo è il senso della proposta evangelica della metanoia, della conversione, che Gesù ci ha indicato come necessaria premessa della nostra salvezza. Il Vangelo non è la notizia che siamo già tutti innocenti per incapacità di intendere e di volere, o perché i fatti non costituiscono reato. Il Vangelo è la notizia che siamo tutti peccatori, e proprio per questo siamo i fortunati destinatari dell'invincibile misericordia del Padre.